Ciao Masta, come va? Tutto Posso bene. chiamarti Masta, Johnny? Come vuoi. Ok. Siccome hai una carriera bella corposa, bella lunga, vorrei tra virgolette sfruttare la tua esperienza per togliermi delle curiosità. Allora, hai iniziato nel 94, giusto? A quei tempi, come era vista la figura del beatmaker dai musicisti che comunque. Beh, dipende dal territorio in cui vogliamo parlare, perché comunque diciamo, dal punto di vista di produzione nasco zona di Londra, quindi ero un po' influito da quello che erano gli altri produttori, altri beatmaker, ed era abbastanza normale lavorare in una certa maniera, anche se non ne conoscevo le fondamenta oppure da dove arrivava o cose specifiche. Quindi in Italia era un momento in cui per esempio il campionatore lo utilizzavano pochissimi e questo mi aveva aiutato a lavorare soprattutto con i gruppi rock con cui io già suonavo prima, perché arrivo da quell'ambiente là, ad aiutare negli arrangiamenti piuttosto che lavorare con DJ in discoteca che avevano bisogno di qualcuno che utilizzasse il campionatore, perché era veramente difficile che qualcuno lo sapesse utilizzare in quel periodo là. Infatti in realtà ho iniziato nel 91, ma nel 94 ci fu il primo disco e questo disco è diciamo, una sperimentazione tra me e un arrangiatore che si chiama Maurizio Pustianaz e il progetto si chiama Gerstein, dove io mi occupavo solo delle campionature e di un certo tipo di struttura che ai tempi insomma, risultò interessante sia per il mercato che per chi seguiva un certo tipo di musica indipendente proprio per questo tipo di approccio, però erano veramente pochi quelli che potevano farlo o sapevano cosa stavano facendo. Cioè, da cosa hai preso le prime nozioni? Cioè, ok, si fa così, c'è proprio in questo. Ma allora, io appunto arrivando dal rock e facevo il tastierista, quando mi dissero che c'era questo attrezzo che poteva prendere i suoni e risuonarli anche cambiandogli il tono, l'ho preso principalmente per riuscire a campionare la musica elettronica che c'era nei dischi elettronici, che compravo solo per quel motivo là, perché c'erano dei bridge dove c'erano i suoni lunghi, io li potevo campionare e riutilizzare per i miei arrangiamenti, no? Perché non avevo i soldi per comprare i synth che si utilizzavano allora. Quando cominciai a sentire il rap, nello specifico Run-DMC piuttosto che De La Soul, pensavo che addirittura ci fossero questi che loro avessero nel gruppo dei batteristi con delle batterie particolari che suonavano così. Non sapevo che si campionavano, che si potevano tagliare, utilizzare cassa e rullante. Quindi, quando poi impattai con questo tipo di realtà, mi spiegarono: guarda, che c'è il break and beat. Io non sapevo neanche cos'era il funk, anzi, lo trovavo anche particolarmente noioso perché era sempre lungo, non cambiava mai. E invece da lì mi si è aperto poi il mondo, quando scoprii proprio il fattore della batteria campionata e il break. Infatti, poi era il fondamento di tutto: si dice che c'è il break, qualsiasi cosa che ce l'ha, anche la trap, se ha un break, si può ricondurre all'hip hop. Ah, ok, questo non lo sapevo. Musicalmente c'è qualcosa che secondo te ha caratterizzato e caratterizzato le generazioni passate del genere hip hop e della cultura, che caratterizza tuttora, cioè, che caratterizza quella attuale? Quindi c'è la domanda se c'è qualcosa che in passato, ancora adesso è presente, influenza un po' Sì, tutti. o qualcosa che comunque caratterizza ogni generazione. Il punto, la caratteristica del ripetere appunto il break, quindi di utilizzare la campionatura, portava a cercare cose sempre più ricercate, quindi quella che era la musica attuale era facile da trovare, quindi i produttori cercavano qualcosa soprattutto di non, si dice, sgammabile dal punto di vista legale. Ma poi più trovavi qualcosa di raro, più il tuo lavoro veniva valorizzato dal fatto che hai fatto anche una ricerca musicale. Quindi se si pensa che negli anni 90
ci si rifaceva al funk, che in realtà aveva solo 20 anni di differenza, quindi 20 anni prima, negli anni 70 piuttosto che primi 80. Se adesso ci pensi, la cosa che mi stupisce è trovare ragazzi molto giovani, di 16 anni, che ascoltano pezzi e sanno a memoria pezzi che sono più vecchi di loro, perché loro stanno subendo il fascino del ventennio prima. E quindi diciamo è una roba che si ripete a sto punto a conti fatti ogni 20 anni, quindi come se l'anima del funk ha un ciclo che ritorna costantemente, cicli di 5, 10, 15, 20 anni insomma. Ce ne fate tanto che ci trovo che comunque in ogni caso si sta a vedere anche nel pop, anche l'indie italiano nuovo, nella struttura è molto funk. Se vedete l'ultimo disco di Bruno Mars è funk al 300%, quindi direi senza ombra di dubbio che quello che ispira generazioni e generazioni e anche quelle nuove è il funk. Grande. Secondo te è più facile ora fare rap rispetto a 20 anni fa? Più facile farsi capire, perché il rap di per sé, tra virgolette, è facile, nel senso è una struttura molto quadrata. Se impari una filastrocca da ragazzino puoi imparare a fare del rap da grande, no? La complessità arriva dopo con la ricerca, con la voglia di far di più. Adesso è molto più facile, tutti mettono il cappellino, tutti mettono le sneakers, è difficile vedere un ragazzo vestito in una certa maniera e dire che sia uno che si rifà l'hip hop, al rap o alla trap, perché è ormai sdoganato tutto, non ci sono dogmi o insomma caratteristiche particolari. Quindi nel momento in cui tu dici che fai del rap, se prima ti guardavano come un povero pazzo, un povero demente, adesso è assolutamente normale. E anzi, si sta a vedere nelle pubblicità, nelle possibilità di utilizzare slogan, il rap viene utilizzato spesso. Quindi a volte anche un po' male, però. Assolutamente. Tu insieme a Double S hai comunque fondato uno dei contest che tuttora hanno lanciato, lanciano e lanceranno probabilmente artisti molto importanti. E quanto è stato difficile realizzare questo progetto e cosa vi ha, in che modo vi ha ricambiato? Ci ha ricambiato, parto da cosa ci ha ricambiato da subito, perché è una roba che non ci aspettavamo, cioè alla fine sembra che uno lo dice per fare, come dicevo prima, la sindrome dell'impostore, no? Che uno sembra non si merita determinate robe, in realtà non è così, cioè noi siamo stati obbligati a dover fare le tecniche, stati obbligati a continuarlo, cosa che abbiamo fatto con piacere, perché era roba che avremmo fatto comunque, se non continuativa, ma avremmo fatto comunque assieme o con qualcun altro. E quello che ci ha ripagato è vedere che un certo tipo di spirito che a noi ci aveva colpito nel fare un certo tipo di musica, in questo caso stiamo parlando di cultura hip hop o hip hop o rap, siamo riusciti a trasferirla in qualche maniera. Per un periodo avevamo addirittura paura che avessimo creato un mostro che in realtà non era diventato incontrollabile, non rispecchiava più quello che per noi era il messaggio di sottofondo, che era quello di fare una cosa il più hip hop possibile. E invece in questo periodo fondamentale, non riesco a dire per fortuna, riesco solo a costare purtroppo, solo in certi determinati contest, solo in certi posti come il tecnico, riusciamo a vedere uno spirito che si può ricondurre all'hip hop. È buono per noi e un po' meno per tutto il resto, nel senso che a volte quando si improvvisano a organizzare battle di freestyle si limitano alla battuta, all'offesa. Per esempio l'altra sera, giovedì scorso, abbiamo fatto una jam in un locale a Torino, tranquilla, tra ragazzi giovani, e uno molto giovane sui 16 anni arriva e fa: ma posso sfidare quell'MC che state improvvisando? Ma noi stiamo improvvisando così, non è una sfida. Ah, è rimasto un po' deluso, e faccio: ma se vuoi poi, cioè, vai tranquillamente, non è che ma io sono più per gli insulti. Allora lì ti rendi conto che certe cose possono essere travisate, forse hai creato dei mostri.
E questo è quello che ci ha, cioè, come si dice, è il cruccio nel lavoro. E invece vedere quanto, per esempio, nella finale dell'anno scorso, l'intento era di mettere sullo stesso palco persone che fossero, che erano arrivate nel mainstream, quindi già pop come poteva essere Mischilla, ma che ha sempre avuto lo spirito da cui è arrivato, quello delle jam di rap, hip hop e quant'altro, Clementino, Ensi, Nitro, più tutti gli altri esordienti che avevano vinto il Tecniche, erano messi tutti quanti alla pari. E quella sera c'è stato un culmine in cui si stava giocando con le persone, proprio con pubblico e noi con la musica che stavamo mettendo, dove non c'erano classi, non c'erano contratti, non c'erano manager, non Stanno lì per c'erano. divertirsi. C'era solo l'hip hop, lo Bello. spirito di hip hop. C'erano beatboxer, breaker, era successo un delirio su quel palco. E benché diciamo che la metà erano ubriachi, quello ha aiutato molto, ma l'altra metà si è sentita trasportata questa roba qua. E allora forse quello che ripaga, ti fa venire voglia di continuare, sono queste cose qua. Quello che invece ci aveva spinto era perché c'era stato proposto di fare una festa con un budget piccolo, ed era un po' nell'aria l'idea di racchiudere tutti i vincitori, o comunque quelli bravi del freestyle in giro per l'Italia, anche il king del parchetto, per dire, in un'unica serata, per vedere chi era quello che mandava un po' a casa, insomma, creare giocare in eccellenza, si dice, no, col calcio, e non una Champions League. La Champions League era to the beat, piuttosto che una Serie A, e quella è importante che ci sia, quindi un Mike Tyson ci deve essere, altre battle importanti ci devono essere, un Fight Club che comunque continua nelle zone a fomentare ragazzini, BPM, la zona di Bergamo, ce ne sono tantissime, insomma, di battle. Queste importanti che continuano nel bene e nel male, nel senso che magari c'è la serata che ci sono 20 persone, come la serata che ce ne sono 200. Però quello fa parte del gioco. Però è importante continuare, la perseveranza Aiuto. ripaga sempre, soprattutto se perseveri nel messaggio che hai voluto dare all'inizio. Perché ci sarà un momento in cui lo metti in dubbio anche tu, però magari sarà il momento in cui scopri che invece è arrivata la gente, sarà la gente a convincerti che non hai Che hai sbagliato. fatto Ed è quello che è successo col Tecnica. Noi, fatti 10 anni, volevamo chiudere un ciclo e non potevamo andare a fare la spesa se non c'era qualcuno che ci chiedeva di ricominciare. Quindi siamo stati, tra virgolette, costretti a continuare. Continuare. Bello. Stai lavorando a qualche progetto attualmente? Viene da ridere perché sono Beh, andate tantissimi, no? Nel senso che, ecco, lì purtroppo la mia voglia di fare le cose mi rovina un po' la vita, perché non dico mai di no ai progetti, soprattutto quando mi piacciono e ci credo, e ce ne sono moltissimi. Adesso seguo. Sto lavorando appunto con Enigma per quanto riguarda dargli la mano con le date. Si è instaurato un bel rapporto anche d'amicizia, perché diciamo, sono molto fan di come scrive, no? Però di adesso, perché ci troviamo stasera alla data di Enigma. Sto seguendo MC Neil, sto seguendo gli artisti dell'etichetta BM Records. Abbiamo aperto anche una sede a Londra da un anno e mezzo. Stiamo seguendo format televisivi, quindi i progetti sono veramente tanti, e può darsi che uno di questi sicuramente andrò a sbagliare qualcosa, a fare qualche disastro da cui non si può tornare indietro. Però in questi casini a volte vengono fuori delle cose molto concrete, che a volte stupiscono anche noi. Per esempio, abbiamo preso dei progetti difficili, come può essere Push Clouds. Loro fanno musica elettronica con una ragazza che canta, ma hanno un piglio molto più hip hop di tanti gruppi che Che si vendono professano hip hop. come tali, proprio per l'estrazione dei due personaggi principali di questo progetto, che sono Graham Vice e Voodoo V. Lei rappa anche, è una nuova, diciamo nuova perché, tra virgolette, perché rappa da parecchio tempo, ma ai più non è ancora conosciuta. Segue la scuola di Mastino, quella dell'Academy, e arriva, la gente arriva a questo feeling che sanno trasmettere, e li incasellano proprio in una situazione pop, non riescono a metterli in altro. Anche lì non ce l'aspettavamo, lo speravamo,
però non ho messo proprio in conto tra le priorità, e questo è bello, insomma. No, è fantastico. Per me è tutto fantastico stasera. Sto parlando con un'eccellenza, quindi. Allora, con quale artista che non hai collaborato ti piacerebbe collaborare? Godzilla solo, assolutamente. Prima di morire o prima che muoiano loro, che sono più vecchi, sicuramente riuscirei a collaborare con loro. Ma in linea di massima è una cosa abbastanza. Cioè, sono fortunato, nel senso che avendo la possibilità di fare musica, di girare, bene o male incrocio, quando c'è feeling rispetto reciproco, tra virgolette diventa quasi automatico. Forse il vero rimpianto è non aver fatto un pezzo vero e proprio, soprattutto quando ce l'ha capitato in un pomeriggio con Primo Brown, che ci fece riflettere ai personaggi coinvolti. I personaggi coinvolti sono Drag One, un rapper di Torino, Kento e Il Grosso. Eravamo ad una data assieme ad Alessandria, dai, abbiamo le basi, montiamo tutto, abbiamo dato tutto per registrare, fare. Poi il cazzeggio ha preso il sopravvento, si è fatto tardi e ci siamo lasciati dicendo dai, ma sì, c'è tempo, poi lo facciamo. Invece il tempo non c'è. E con Primo Brown c'è stata solo una collaborazione in una mia compilation, però un pezzo vero e proprio firmato assieme o con gli amici non c'è. Adesso forse è quello l'unico progetto che mi sarebbe piaciuto fare. Però anche da lì si impara che chi ha tempo non perda tempo. Ci piacerebbe sapere, visto che ne sai tantissimo, io ne so forse a metà neanche di te. Non è detto, io non nascondo molto bene la mia ignoranza. Beh, piacerebbe essere ignorante. Ci piacerebbe sapere, secondo te, chi sono gli MC emergenti? Ma allora, diciamo che qua si scontra col mio gusto. Okay. Perché per esempio, adesso senza entrare nello specifico, sono state situazioni in cui ho dovuto eliminare Gali, ho dovuto eliminare Tedua, da situazioni in cui loro facevano dei provini. Però erano altri tempi, loro erano molto acerbi, però proprio anche in base ai miei gusti non matchavano molto, quindi io sono molto aderente a quello che mi piace. Diciamo che per quanto tendo sempre a dire che il più bravo non è il più adatto. Non sono la stessa cosa, a volte sì, a volte no, più delle volte no. E questo bisogna prenderne atto, soprattutto per chi fa rap e si espone molto di più di un produttore o di un DJ. Però per rispondere alla domanda nello specifico, Funky Nano e Mattak secondo me sono pronti a spaccare tutto. Ryzen, ragazzo di Genova, anche lui freestyler. Raven, che spero che finisca di laurearsi così è libero di fare questo disco, perché è molto bravo, ha un'attitudine molto mezzo sangue, però molto più personale, quindi non è su una falsa riga. Parlando sempre di Sicilia, bravo l'Elfo. Secondo me l'Elfo gli manca ancora quel, come si dice, quello scattino, e poi dopo è pronto per la nazione, diciamo. Insomma, ce ne sono molti, questi sono i primi che proprio passando dal freestyle mi vengono in mente. Ma ecco, se è vero che ci sono tanti trapper che ti possono far venire la voglia di mettere in discussione l'ondata che c'è, per esempio a me Quentin 40 mi piace molto. Ho scaricato l'album, al di là del Tuarì che pompa, ti diverti, l'album è fatto molto bene, e anche le cose che scrive, che dice lui e anche i suoi soci, anche se loro si sforzano di essere tamarri, loro malgrado sono molto più hip hop di quello che pensano forse. Però questo arriva, almeno a me è arrivato, quindi l'incasello anche in quello. Mi è piaciuto anche molto come si chiama quei capelli lunghi? Nitro, vabbè, capelli lunghi, Nitro me lo ricordo. No, è per Universal, capelli lunghi. Gali? Cercomi e l'altro, come si chiama? Adesso mi sfugge, comunque quello là mi piace molto come scrive. Mi è piaciuto molto l'album prima di Lolo, così giusto perché così la gente piglia di far prendere i crampi, però è scritto molto bene secondo me. E parlando di artisti, poi le persone ognuno. Vabbè, quello è un'altra cosa. Cioè, posso stare sul cazzo a tutti quanti, però. Musicalmente parlando,
queste sono le robe che aderiscono un po' ai miei gusti. Vediamo, noi di solito cerchiamo di dare una mano appunto agli artisti emergenti, no? Chiediamo spesso a chi è già affermato se ha qualche suggerimento, qualche consiglio da dare. Siete ancora in tempo a cambiare idea, trovatevi un lavoro. No, c'è molta fatica, nel senso che purtroppo quando si è giovani si pensa molto al fattore di dire sarà sempre così. Ce la farò sempre, dopo però la vita ti mette veramente molto alla prova, quindi pensarci bene a prendere una scelta, perché una volta che la prendi l'unico modo per riuscire è andare fino in fondo. È molto più faticoso creare arte, fare musica, che non realmente mettersi in fila e farsi dire cosa fare. E quindi valutare molto questo, perché poi quando ti trovi, faccio un esempio pratico, trovi un bambino che è appena nato e poi ti giri dall'altra parte, appena ti rigiri alto come te, ti sei accorto che ti sei perso un pezzo di vita, perché non eri a casa, non eri presente, e quelli sono quei bivi in cui ti chiedi cosa è giusto, cosa è sbagliato e quant'altro, però una volta che è cominciato si va fino in fondo. Le cose a metà non funzioneranno mai, questo è l'unico consiglio che do. E ti ringraziamo, Master Five. Grazie a voi.